Bentornati allo Stadio Olimpico, sono indisponibili Mutingai, Serini e Piccolo per la Lazio, Giuliani e Sartorio invece sono fuori per la Roma, dicevo dei nostri inviati Martina Maestri e Stefano De Grandis che saranno vicino alle due panchine e che adesso ci descrivono come si stia vivendo questa vigilia di derby dal campo, qualche minuto anche di ritardo per Paparessa che solo adesso sta facendo entrare in campo le due squadre. Martina Maestri da Bordocampo, Martina. Sì, c'è davvero un'atmosfera meravigliosa come sempre qui a Roma quando c'è il derby, grande concentrazione in Francesco Totti con Ilari, tra l'altro arrivata proprio da pochissimo qui in tribuna, grande concentrazione per Doni a questo suo esordio dal primo minuto in una partita così importante, terreno di gioco in perfette condizioni, anche clima perfetto per giocare, del resto su Roma c'è stato il sole per tutta la giornata. Allora ora per quel che riguarda la Lazio andiamo da Stefano De Grandis. Sì, una sola annotazione, Fabio, sembrava che lo stadio dovesse riempirsi, in realtà si è riempita tantissimo la tribuna Terni, vedo solo qualche spazio in tribuna Montemario che tu forse non riesci a cogliere da lassù. Per quanto ti riguarda, due annotazioni sui leader, sugli uomini partita, la differenza fra Di Canio e Totti. Di Canio ha cercato il coinvolgimento del pubblico e come capo popolo, come capo delle battaglie. Totti, forse anche perché sta per diventare padre, ha cercato spesso la concentrazione da solo, ha cercato un po' di isolarsi magari per deciderlo lui questo derby. E poi un'annotazione su Paparesta, ci ho parlato all'inizio quando è sceso in campo, l'ho visto sereno, voglia di scherzare, voglia di sdrammatizzare, mi sembra l'arbitro giusto per questo derby. Fabio, come si prepara un derby nello spogliatoio, Beppe? Ma sicuramente l'allenatore non è che deve intervenire più di tanto per quanto riguarda l'aspetto psicologico, l'importante è gestire l'ansia prepartita, perché sicuramente l'approccio in una partita del genere è determinante, deve essere determinato, convinto, concentrato, ma non dare sopra le righe. Chi saprà gestire quest'ansia prepartita potrà iniziare meglio questa gara. E come capitano come si prepara? Il capitano durante la settimana deve essere sempre d'esempio per i compagni, deve essere un leader positivo e capire, tastare il polso della situazione, ma come ho detto prima un esempio per tutti quanti. Sono 70 derby ufficiali disputati dall'inizio del girone unico tra Coppa e Campionato all'Olimpico con la Roma in casa, bilancio di 25 vittorie giallorosse, 15 vittorie della Lazio, l'ultima 2-1 Coppa Italia 97-98 e 30 pareggi, l'ultimo naturalmente è stato quello fischiatissimo dello scorso anno che garantì però un punto a tutte le due squadre, fondamentale perché si erano trovate impelagate addirittura nella lotta per non retrocedere. Oggi la Roma schiera un nuovo portiere di fatto, Doni, ha giocato due partite in Coppa UEFA, la prima di campionato, e allora io ti chiedo se magari è stato scelto proprio perché non essendo romano come invece Curci, non essendo cresciuto nella Roma come Curci, magari la tensione anche qualche anno in più la gestisce meglio. Non penso per questo, penso perché Spalletti l'ha visto bene, l'ha visto in crescita in queste ultime settimane, forse anche un pizzico di esperienza in più, sicuramente penso per questo, non perché Curci non potesse insomma, giocare questo derby. Come sempre facciamo nei derby, sia quando gioca in casa la Roma, sia quando gioca in casa la Lazio, il rumore del derby. Questo impegno in un momento molto difficile della sua stagione, quella di quest'anno, il peggiore avvio di campionato avuto dalla Roma dal 95-96 ad oggi. La Roma iniziò la stagione mettendo insieme solo 7 punti nelle prime 7 giornate, oggi i punti sono invece 8. La Roma è una delle due formazioni della Serie A che finora ha ricevuto più espulsioni a favore, ma non le ha sfruttate, e visto che sia con il Siena sia con l'Empoli proprio in questa occasione sono poi arrivate due sconfitte. Avete visto anche i due capitani stringersi la mano, l'avvicinamento al derby è stato tranquillo nel corso della settimana, di reazioni molto rilassate da parte dei giocatori, qualche punzecchiata, ma insomma quella prima di un derby ci sta. Sì, ci sta, io però mi aspetto sicuramente un derby corretto, leale, giocato, che ci facciano vedere veramente un bel derby, non come l'ultimo, e le premesse ci sono tutte. La Lazio non segna fuori casa da 257 minuti, Cagliari-Lazio 1-1, gol di Siviglia lo scorso 11 settembre, però bisogna anche dire che la Lazio fuori casa
viene da 5 pareggi e 4 sconfitte, ma in casa invece quest'anno ha sempre vinto. E nel derby, insomma, è sempre questo lo stadio, anche se una delle due per calendario gioca in casa e una fuori. Una coreografia abbastanza semplice per la curva della Roma, metà gialla, metà rossa, con al centro lo scudo che ricorda le origini giallorosse. Nella Lazio tante bandiere, come detto uno striscione per Giorgio Chinaglia. Come sapete c'è ancora un po' di polemica tra una parte della curva nord e il presidente Lotito. È tutto pronto, speriamo soprattutto di vedere una grande partita, un grande spettacolo. E sarà la Roma a cominciare la gara. Con qualche minuto di ritardo comincia il derby d'andata. Stefano De Grandis da Portocampo. Stefano. No, io non so se mi sono perso qualcosa nella tua presentazione, ma c'è Ballotta in porta della Lazio, infortunio nel riscaldamento per Peruzzi. In pratica la Lazio si presenta con il terzo portiere, visto che Sereni sta male da tanto tempo e adesso in porta c'è Ballotta. Guarda, stavo proprio in questo istante guardando che in realtà c'era Ballotta e non Peruzzi, e quindi sarebbe interessante anche sapere chi è andato in panchina in porta per la Lazio, Stefano. Quindi tra poco naturalmente Stefano ce lo dirà. È cominciato intanto il derby, è cominciato subito con la Lazio in avanti e c'è il primo calcio d'angolo, prima iniziativa importante di Valon Berani, il giocatore che dà grande potenza fisica, è uno che su quella fascia spinge veramente molto. Io penso che a destra la Lazio con Oddo e Berani può mettere in difficoltà la Roma. Berani, giocatore kosovaro che ha anche il passaporto svizzero ma che vorrebbe il passaporto albanese, tanto attraverso una versione interna dell'area di rigore, la prima uscita in Serie A di Doni con i pugni ad allontanare, prova ad insistere però la Lazio, si distende la Roma ma solo per un attimo perché proprio Berani ricomincia da capo. Sul rilancio lungo non può arrivare Di Canio, Doni e Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano. In panchina c'è Peruzzi, d'altronde i portieri sono finiti quelli della Lazio. Lui risente della botta presa con la Fiorentina, se ti ricordi, un problema all'anca, ma gli dà fastidio anche, arriva fino a sotto l'ascella perché era un problema di carattere muscolare. È evidente che se ci fosse l'emergenza sarebbe lui ad andare tra i pali, ma sarebbe davvero una situazione di emergenza. Prima del derby del 6 gennaio scorso Ballotta era stato il portiere dell'ultimo derby vinto dalla Lazio. Mancini in profondità. Il suggerimento per Montella, arriva la chiusura di Siviglia che mette il pallone direttamente in fallo laterale. Siviglia è uno degli ex, ma una sola stagione alla Roma con poche presenze e tante delusioni. Il traversone di Totti, ha provato Montella di prima, di sinistro, palla sul fondo. Tutte e due le squadre si schierano, diciamo, con 4-4-2, sicuramente la Lazio più classico, invece la Roma, tanto che vediamo il cross effettuato molto bene da Totti perché era chiuso da un raddoppio, è riuscito ugualmente a crossare. Per quanto riguarda la Roma, sulla carta sembra un 4-2-3-1, però fondamentalmente i due esterni che sono Taddei e Mancini, quando in fase di possesso ce l'ha la Lazio, arretrano anche loro. Prova a costruire la Lazio, suggerimento profondo a cercare ancora Rocchi, decisivo con Di Canio, con Cesar, ma anche con Liberani nel derby del 6 gennaio, quello vinto per 3-1, Liberani due assist in quella partita. Adesso Mancini però parte centralmente, prova ad andare fino in fondo, subisce fallo, c'è calcio di punizione, fallo in gioco pericoloso da parte di Emilson Cribare, calcio di punizione per la Roma. Sì, è importante, sono importanti secondo me per quanto riguarda gli esterni della Roma e anche della Lazio questi tagli centrali per cercare di portare la superiorità numerica centralmente e mettere in difficoltà i due centrali che già si devono occupare di Montella e Totti. Calcio a due in diretto, infatti con il braccio alzato il direttore di gara chiede due uomini in barriera, Ballotta. Lotta è anche uno dei superstiti della Lazio scudettata. Totti sul fondo ha tentato da lontanissimo, Ballotta ha lasciato pochi uomini in barriera proprio perché voleva veder partire il pallone. Si non prende in giro la palla, va via dritta per dritta, la forza c'era assolutamente ma la palla non gira, vuole prendersi di mezzo esterno a farla girare. C'è rinvio profondo e colpo di testa di Perrotta. Totti ancora uno contro uno, Totti prova a liberarsi, Totti per il destro, lo tenta, ribattuto, allora la possibilità per la Lazio di partire in contropiede. Prova a spingere Cesar, in profondità il suggerimento per Di Canio che ragiona, all'indietro per Liberani, si fa vedere Berani subito a destra, Liberani invece trova il corridoio per Di Canio, prova ad andare, fermato da Cuffuri, insiste Di Canio, due contro di lui, poi Rocchi interviene sul pallone, Doni. Abbiamo visto in questi primi minuti
come riescono a ricevere palla facilmente, Totti da una parte e Di Cagno dall'altra, che sono i due giocatori che giocano dietro la prima punta e hanno la possibilità di giocare tra le linee. Qui devono essere bravi sicuramente i centrocampisti davanti alla difesa ad abbassarsi a turno, oppure uno dei due centrali della difesa ad alzarsi, però effettivamente sia Totti che Di Cagno tanta libertà. Pallone gestito da Mancini, all'indietro per Panucci che allarga il gioco dalla parte opposta dove attende Leandro Cufré. In profondità Cufré a cercare ancora Montella, più in alto di lui però Cribari, alle spalle Taddei. De Rossi apre per Panucci. 5 minuti nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0, pallone per Mancini che prova a raggiungerlo di testa, troppo lungo il suggerimento, rimessa dal fondo dunque per Marco Ballotta. Qui ha avuto fretta secondo me Panucci, perché Totti si era allargato anche lui sull'esterno destra per cercare di creare superiorità numerica, invece lancio in profondità con troppa fretta da parte di Panucci. Abbiamo visto prima il corpo a corpo vicino all'area di rigore della Roma che vedeva impegnato Di Cagno. Intanto con la presenza di oggi in Serie A Ballotta è il giocatore in attività più anziano, classe 64, supera quindi Sensini e Costa Curta, gli altri due Highlander del campionato. C'è una leggenda nella Lazio, quella di Barbui, che giocò a 57 anni, non ci sono però dei dati statistici che confermino questa, che è poco più di una leggenda metropolitana, l'avevo citata in altre occasioni, però poi sugli almanacchi in realtà questa presenza non è riportata esattamente, anche perché pare che in realtà il giocatore non avesse quell'età quando è entrato in campo, player manager di quella Lazio. In verticale il suggerimento e ancora per Taddei che prova a controllare, riesce a guadagnare una rimessa laterale. Verani chiede indicazioni alla sua linea di difesa che voleva più copertura da quella parte. Cuffu, Panucci cerca in verticale il suggerimento per Mancini. All'indietro il pallone, poi arriva Di Cagno che subisce anche fallo, si prosegue per il vantaggio. Liverani, l'apertura di Cesar buona per l'inserimento di Zauri, decisivo contro la Fiorentina. Di Cagno attende sulla sinistra, viene fermato da Perrotta, ci sarà rimessa laterale per la Lazio. Con le mani è pronto ad andare ancora Luciano Zauri, fermato, è stato Panucci a interrompere l'azione, Mancini, e poi prova a spingere Taddei che cerca un pallone in verticale lungo per Montella, controllato senza problemi da Siviglia che esce bene. In profondità poi il suggerimento ancora per Berami, arriva da quella parte, la chiusura veloce di Kivu che mette il pallone direttamente in fallo laterale. Insomma, secondo me Montella va servito sui piedi, non su queste palle laterali, perché lui non è velocissimo, magari è rapido in profondità, può giocare sul filo del fuorigioco, ma queste palle vanno date sui piedi. Di Cagno cerca il traversone verso il centro, Panucci con il petto appoggia Marangondoni. Mancini che sta giocando abbastanza centrale, stringe molto la propria posizione, non parte sempre largo, cioè iniziazione quando la palla ce l'ha sicuramente sui piedi Panucci lui rimane largo, ma quando è centrale lui tende a stringere. In profondità il suggerimento di Perrotta che scambia spesso la posizione proprio con Mantino Mancini. È la Lazio che manovra, Ballotta non colpisce benissimo sul pallone, però interviene con ottima scelta di tempo Firmani, poi il suggerimento in profondità trova Rocchi, ma dentro Cesar, sfrutta il movimento di Rocchi che è venuto incontro provando ad andare via, mezzo a due, Rocchi buono il primo dribbling, poi fermato da Perrotta, prova a lottare Rocchi che alla fine commette fallo, c'è calcio di punizione per la Roma. 7 minuti, 55 secondi, 0-0 nel derby. Sì, poco spazio per giocare, vediamo le squadre che sono molto corte, strette, in questo momento c'è tanta energia, quindi tutti hanno voglia di mettersi in modo di correre, poco spazio per tutti. Totti cerca ancora un suggerimento in profondità per Montella, sta lavorando bene la difesa della Lazio, Liberani allarga a sinistra, si va a vedere Zauri che prova la sovrapposizione su Cesar, in verticale il suggerimento per Di Cagno, Cesar in controtempo, ci sarà rimessa in gioco per la Roma, è pronta ad effettuarla con le mani Panucci. Totti prova di prima, pallone si alza un po', arriva Liberani e poi ancora Cesar, sempre in profondità, buono l'inserimento di Zauri, va Cuffur in copertura, Zauri cerca il traversone deviato proprio da Cuffur, ci sarà calcio d'angolo per la Lazio. Sì, qui ha attaccato molto bene lo spazio creatosi perché Di Cagno era venuto incontro e quindi a quel punto c'era spazio alle spalle dei difensori, ha attaccato molto bene da Zauri.
si fa vedere davanti Cribari. Il traversone di Cesar però è deviato da Francesco Totti e ci sarà rimessa laterale ancora per la Lazio. Sempre Cesar, capitano da quest'anno con le mani. Firmani cerca pallone profondo, non trova nessun compagno, partita un po' bloccata in questo avvio come spesso capita nel derby. Eh sì, come ho detto prima, le squadre sono molto concentrate con i reparti molto vicini, difesa e centrocampo, c'è poco spazio per fare la giocata. Adesso abbiamo visto Firmani cercare un cambio di gioco che con le difese a zone può essere importante. Largo c'era Berami, poi pronto per fare uno contro uno ma ha sbagliato. Pallone profondo che raggiunge Cribari. Liberani all'indietro, Siviglia. Pallotta dunque con questa presenza diventa il più, diciamo, il meno giovane giocatore di sempre della Serie A. Zoff, Piola prima, Piola detiene ancora il record come goleador più anziano della Serie A, 40 anni e rotti, di 3 mesi praticamente Ballotta supera Zoff, 4 per esattezza. È pronto ancora a battere profondo Siviglia dopo il calcio di punizione di Otto. Palla deviata, arriva De Rossi di testa, Totti la mette giù per Montella, fronte alla porta, uno contro uno di Montella, arriva Mancini accanto, Montella cerca un varco, lo trova, poi prova il sinistro, andava forse premiato Rodrigo Taddei che gli correva al fianco. Poi l'intervento di Perrotta, buon break, il suo pallone ancora per Montella, recupera Berami e quando Montella allarga per Taddei è troppo tardi, il pallone è troppo lungo e la Roma spreca una buona opportunità. Sì, perché prima si era creato un 4 contro 4, la linea di difesa della Lazio retrocedendo molto bene fino al limite dell'area ha concesso solamente il tiro a Montella e l'ha chiuso molto bene, anche se Montella poteva servire sull'esterno sinistro Taddei. E infatti ha chiesto scusa, l'abbiamo visto subito dopo, Vincenzo Montella. E ancora la Lazio che adesso cerca di organizzare la manovra con Cribari che trova Zauri, viene incontro Liberani. Morbido il suggerimento di Liberani per Rotta, poi Montella per Totti. Corre Taddei accanto. Totti inseguito da Firmani, ha un po' di campo Totti. Serve poi Taddei, posizione regolare, dentro ancora per Totti! Sul fondo! Prima palla gol per la Roma, 12 minuti in corso. Troppo spazio sta dando la Lazio a Totti perché ha sempre la possibilità di prendere la palla, girarsi e puntare e questo non te lo puoi permettere, come poi chiede 1-2 molto bene, qui in scivolata arriva a calciare questa palla, non trova la porta per pochissimo. Non è riuscito a dare il giro giusto, palla che è uscita veramente di poco con Ballotta che sembrava battuto, la prima palla gol dunque di Francesco Totti in questo derby. Ha già rinviato lungo Ballotta, colpo di testa di Pannucci, Totti ancora in profondità per Montella che prova a inserirsi tra Oddo e Cribari, facile l'uscita di Ballotta. Secondo me Firmani deve stare più attento in questa situazione perché quello che fa gioco sicuramente è Liberani, ma Firmani deve curare molto di più la posizione di Totti. Anche in questa ultima giocata, profondità per Montella, lui ha potuto prendere la palla, stopparla e girarsi con grande facilità. C'è un calcio di punizione per fallo di Di Canio, calcio di punizione a favore della Roma, Totti in mezzo alle due linee dà proprio fastidio. Infatti adesso si stavano parlando Liberani con Siviglia e dicevano chi lo devo prendere, devo alzarmi io difensore centrale o abbassarsi uno dei due centrocampisti? Abbiamo visto Di Canio ostacolare Chivu, per questo il calcio di punizione, Montella non viene segnalato il fuorigioco perché il pallone rimane ai giocatori della Lazio. Quindi è considerato non attivo perché il pallone non ha raggiunto Montella. Cribari scambia con Siviglia, Firmani, ancora Siviglia, cerca la profondità Rocchio, Di Canio, pallone è per Cufur ma intanto ha interrotto il gioco il direttore di gara Paparesta e ha fischiato calcio di punizione. Intanto c'è anche movimento sulla panchina della Lazio perché sta perdendo sangue Firmani, per questo ha interrotto il gioco, si riprenderà con una palla scodellata. Allora cominciamo il nostro giro da bordo campo, cominciamo da Martina Maestri. Martina. Ovviamente anche Spalletti si è accorto che Totti ha molto spazio a disposizione, allora appena un compagno di squadra riceve palla Spalletti subito si alza e urla diamola subito a Totti. Fino a questo momento soddisfatto, chiede soltanto un po' più di calma, non vuole che la Roma si affidi a giocate frettolose, bisogna ragionare, facciamo con calma, però per il momento molto soddisfatto. Adesso andiamo da Stefano De Grandis.
Sì, ha approfittato De Rossi del fatto che è venuto qui Firmani proprio per dirgli di accorciare su Totti, ha detto anche, rivolgersi alla panchina, ha detto gli stiamo permettendo il contropiede, nel senso che quando la Roma riparte in velocità trova degli spazi. Liverani ha battuto il calcio di punizione per Beirami, prova ad andare via in mezzo a due Beirami, il calcio di punizione era stato assegnato per un intervento, gioco pericoloso di Perrotta che non aveva colpito Liverani ma era entrato in maniera però abbastanza decisa. Cribari, Zauri cerca la profondità per Di Canio, è arrivata la chiusura di Chivu, il pallone gestito poi da Panucci, via lungo cercando Mancini, trova ancora Liverani, Zauri sbaglia il tocco, Perrotta cerca Montella, prova a tenere palla Montella, va giù sull'attacco di Cribari che commette fallo, calcio di punizione per Mancini. Buon movimento questo di Montella, visto che la Lazio era in pressione, ha dovuto accorciare nella propria metà campo, a dar manforte ai propri centrocampisti, a essere punto di riferimento, ha giocato una buona palla. Non era stato fischiato fallo su quell'intervento di Cufré su Beirami, fallo invece era stato fischiato per l'intervento di Cribari su Montella, e qui abbiamo visto la parte finale. Ci sarà la rimessa in gioco per la Lazio. Servito Siviglia. In profondità per Liverani. È abbastanza corto, per la verità, per Liverani. Otto. Cerca anche lui la profondità per Di Canio. Pallone uscito. Ci sarà rimessa laterale ancora per la Roma. Cufré ha rimesso in gioco. Perrotta. Semi Cufré. Panucci. Mancini sbaglia il tocco di testa, facile per Liverani, prova a ripartire Rocchi ma è sbagliato il tocco anche per lui, molta imprecisione in questa partita. Panucci ancora profondo per Mancini, Mancini si è scontrato con Zauri, si prosegue per Rotta, da Montella il pallone per De Rossi, Totti di prima dentro per Taddei, buona l'idea, Taddei viene chiuso dal recupero di Siviglia, c'è rimessa laterale per la Roma. Bene la Roma, fa girare la palla velocemente, massimo due tocchi, la fa girare in grande velocità e quasi sempre riesce a trovare un uomo smarcato. Taddei prova a liberarsi, mezzo a due, viene fermato però dal ritorno di Otto che prova a uscire. Ancora la Lazio che cerca di distendersi, è arrivata però la copertura di Cufré proprio su Firmani, la rimessa laterale sarà per la Lazio. Molto reattiva la Roma in questa prima parte di partita, rientrano quasi tutti dietro la linea della palla, la Lazio quella che tenta di fare gioco, come sottolineava prima Rossi in panchina, concede ogni tanto il contropiede alla Roma. Sul rinvio di Ballotta l'anticipo secco di Panucci, in fuorigioco Totti e quindi non arriva sul pallone, colpito di testa da Siviglia, poi la palla torna a Zauri che cerca Cesar, sbagliato il controllo di tacco, prova ad andare Mancini, vorrebbe 1-2, Montella tiene il pallone dandolo all'indietro, arriva Rocchi, c'è fallo di Perrotta, calcio di punizione. Ecco il replay dell'intervento di Perrotta ai danni di Rocchi. Prova nuovamente la Lazio, Cesar per Liverani, rischioso il tocco all'indietro perché era stato sporcato e stava per favorire l'intervento di Montella, poi in profondità il suggerimento trova la chiusura di Cufur. Perrotta, Taddei, vorrebbe 1-2, Montella anticipato da Siviglia, poi Totti la mette giù ma è rientrato bene su di lui Cesar che lo ha fermato. Riparte Liverani, trova ancora Cesar, un po' di campo davanti, arriva veloce anche Zauri, c'è Mancini che prova a recuperare per evitare il 2 contro 1 su Panucci, insiste ancora Cesar, chiama Di Canio che è uscito bene, serve Liverani, pallone però deviato dal recupero di Perrotta che dall'indietro Doni, rinvio lungo per Montella, Siviglia ancora in anticipo su di lui, commette anche fallo Montella, calcio di punizione per la Lazio. È una Lazio che arriva fino sulla tre quarti abbastanza bene, poi riuscire a servire le punte questo diventa difficile perché Liverani gioca molto dietro, arretrato, l'azione parte bene da dietro ma davanti fa fatica a trovare l'ultimo passaggio per le punte che si stanno muovendo abbastanza bene. Calcio di punizione dunque per la Lazio, si fa vedere Di Canio in avanti insieme naturalmente a Rocchi, Liverani cerca un corridoio difficile per Firmani, Totti ha recuperato, poi mancato il pallone da Taddei che torna però sul pallone dopo un tocco di un laziale, la rimessa laterale sarà per la Roma, De Rossi, Perrotta all'indietro, il pallone gestito da Chivu, prova a dargli fastidio ai Rocchi, Cufur. Panucci, Cufur. Mi sembra ci sia tensione e paura di sbagliare anche in fase di impostazione.
Sì, perché ha detto, vedi che la Lazio è tutta nella propria metà campo, quindi trovare degli spazi, fa densità nella propria metà campo, trovare degli spazi diventa difficile, ci vuole l'invenzione o delle giocate veloci, e la Roma ogni tanto, quando può ripartire in contropiede, lo sta facendo. Kufur gestisce il pallone dopo la rimessa laterale di Chivu, il pallone per Panucci, all'indietro per il brasiliano Doni, che giocava nella Juventud e si è liberato, pensate, per 15.000 euro. Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano. In realtà Rossi vorrebbe un pressing molto più alto, non vorrebbe la Lazio che aspetta la Roma, vorrebbe, ecco, che in questo caso, quando c'è imposta, per esempio Cesar salisse molto prima. Pallone gestito da Perrotta, ancora un contrasto, poi Perrotta interviene, scivolata, sempre a gamba tesa, calcio di punizione, gli si fa incontro Cribari, calcio di punizione già battuto dalla Lazio e già conquistato da Kufur, poi un rimpallo che favorisce ancora Di Canio, se la cava Panucci in fallo laterale. Da un rimpallo di questo tipo arrivò il gol del 3-2 del Siena nella sua clamorosa vittoria qui all'Olimpico contro la Roma. Sì, quello che ha detto Rossi secondo me è anche giusto e corretto, cercare di alzare un po' il pressing di baricentro della squadra e non difendere solamente nella propria metà campo, perché se riconquisti palla troppo basso poi Lazio non ha grandi contropiedisti. Adesso prova il contropiede della Roma con Mancini, spinto da Totti, uno contro uno di Mancini, va dentro Montella, Mancini, pallone deviato, arriva facilmente tra le braccia di Ballotta. Aspettato troppo, però è mancato il movimento, sono scappati tutti, nessuno è venuto incontro e quando si è fatto incontro Montella era troppo tardi. Liberani, pallone gestito da Di Canio, uno contro uno di Di Canio, cerca lo sprint su, poi trascina giù Perrotta, ha cercato lo sprint su Perrotta, c'è stato un alivio lento nel gesto di Canio, si sono un po' strattonati due, è finito giù Perrotta, prova ancora la Roma però con Totti che prova a liberarsi, viene messo giù, c'è calcio di punizione per la Roma. Si sta muovendo Totti molto sul, su tutto il fronte d'attacco, qui largo a sinistra, ha stoppato una palla deliziosa, poi ha puntato l'uomo e ha subito fallo, cioè Lazio aveva chiuso molto bene raddoppiando su Totti. Lo sguardo di Di Canio e l'occhiata rivolta a Perrotta, la conclusione di Panucci da lontano, deviata, la palla sta per terminare in fallo laterale ma evita la rimessa Cesar. Cerca poi in verticale Zauri che era andato in sovrapposizione, la chiusura di Mancini e la rimessa laterale per la Lazio. 22 minuti fino adesso, una palla gol, quella di Totti al dodicesimo. È pronto Zauri con le mani. Cribari. Liberani. Anche lui cerca la profondità, Rocchi è venuto incontro. Un po' difficile il controllo di petto, poi riesce però a scaricare su Berami. Attaccato Berami, perde palla, c'è fallo ai danni di Balon Berami e calcio di punizione. Berami in realtà ha il passaporto jugoslavo, serbo se preferite, lui però non lo vuole o comunque preferirebbe avere quello albanese perché l'etnia della sua famiglia è albanese. Nell'89 quando cominciarono i primi problemi in Kosovo la famiglia emigrò, andò in Svizzera, lui cominciò a giocare nel Chiasso, poi cominciò a giocare però più seriamente nel Lugano. E proprio con il Lugano fu visto da diversi dirigenti italiani, arrivato poi a Verona, anche se con il Lugano aveva fatto dei provini anche a Roma, e Capello lo aveva visto in particolare, Capello ne aveva parlato anche la Juventus. Pallone gestito ancora da De Rossi, Totti, poi sbaglia il pallone all'indietro De Rossi, e ancora la Lazio che può rimpostare. Liberani dopo il tocco di Firmani, allarga il gioco per Zauri, largo c'è anche Cesar, buono il suggerimento per il brasiliano, difficile il controllo, arriva Panucci, sfrutta la posizione di Kufur, Kufur si gira dalla parte dove ci sono meno problemi, se la cava su Di Canio, buono il disimpegno di Kufur, applauditissimo Panucci, ancora per Kufur. Chivu, grande tranquillità da parte di Kufur perché la prima volta si è girato dalla parte sbagliata centralmente rischiando parecchio, però grande sicurezza dato a tutti. Montella di esterno, prova l'inserimento di Mancini sul pallone ribattuto da Siviglia, riprova la Lazio con Liberani, allarga per Oddo, prova ad allungare la falcata di fronte a Rodrigo Taddei, si ferma Oddo accanto Liberani, adesso va accanto a lui, insiste ancora Oddo, un buon barco centrale, poi cerca però una verticalizzazione difficile, va giù, non c'è fallo, può riproporre la Roma, Liberani è andato a coprire la posizione di Oddo, Totti fermato a sua volta, Panucci ancora per Totti, De Rossi vorrebbe 1-2, Mancini, palla di ritorno, De Rossi, Ballotta,
questa può essere una soluzione, sfondare centralmente con degli 1-2, con gli inserimenti da dietro dei centrocampisti centrali. De Rossi ha questa qualità di potersi inserire, qui arriva il tiro facile per Pallotta. Non era stato precisissimo il pallone di ritorno di Mancini, un po' troppo addosso all'avversario, quindi è arrivato un po' sporca la conclusione tra le braccia di Pallotta, che adesso rinvia profondo cercando Di Canio. Il pallone arriva proprio a lui, all'indietro però Panucci, Perdoni. Le squadre sono ancora abbastanza bloccate, soprattutto i difensori esterni. Io mi aspettavo qualcosa di più, non so, da Panucci, dallo stesso Oddo, andare in sovrapposizione con Berami, perché Berami secondo me è temuto da Cuffré, perché Cuffré ha appena preso la palla due volte, gli è entrato duro, deciso, si è fatto sentire, gli ha commesso anche dei falli, invece sono tutti abbastanza bloccati. De Rossi di forza su Rocchi, che si dà da fare in pressing su di lui, c'è calcio di punizione per la Roma. Si fa sentire Paparesta, il calcio di punizione già stato battuto. Cuffour allarga per Panucci, cerca la profondità alle spalle di Mancini, però arriva alla chiusura di Gribari, un po' preoccupato dalla posizione di Montella, mette direttamente in fallo laterale. La difficoltà che ha la Roma quando la palla arriva a Panucci, ha solamente una giocata, quella di Mancini davanti e poi basta, perché la punta non si apre, i centrocampisti sono sempre chiusi. Per Rotta, per Totti, che scambia ancora con lui, poi Di Canio. Si fa vicino Berami, suggerimento profondo, preso in velocità Cuffré, che lo ferma platealmente, c'è calcio di punizione per la Lazio. Si era un po' addormentato Cuffré, aveva preso velocità Berami, Cuffré ha alzato l'alettone, l'ha messo giù. Vediamo se Paparesta lo ammonisce o gli parla solamente, gli parla solamente. No, fallo ingenuo, perché qui su questa palla arrivava sicuramente Chivu, che era in copertura, perfetta la sua posizione, però Cuffré insomma ha allargato l'alettone e ci sta tutto il fallo. Cioè, Berami è un giocatore che si sta adattando a giocare questo ruolo di esterno. L'anno scorso a Verona giocava un interno di centrocampo a tre, grande facilità di corsa, arriva al tiro molto bene. Adesso Rossi l'ha adattato a giocare più largo, più esterno, e lo sta facendo bene. È comunque il suo ruolo originario quando giocava in Svizzera, nelle giovanili, come detto. Palla calciata verso l'interno dell'area di rigore, Cuffré l'ha messa fuori, Montella per Mancini. Per Rotta, esce ragionando la Roma, cerca Totti, attaccato subito Totti da Firmani, alla fine perde palla sul raddoppio di Di Canio. Liverani cerca la profondità, ha trovato la schiena di Totti, Berami anticipato, poi Firmani in profondità, Rocchi messo giù, calcio di punizione per la Lazio, in buona posizione Stefano De Grandis da Brodocampo. Stefano, hai visto il pressing di Firmani poco fa su Totti, quando Totti è stato tolto il pallone, Rossi si è girato verso la panchina e ha fatto "hai visto, è così che bisogna fare", insomma quello che diceva Beppe Bergomi, poco spazio a Totti, grande pressing perché i palloni passano tutti attraverso il capitano della Roma. Mi hai anticipato Stefano, volevo sottolineare anch'io, ho visto che Firmani finalmente anche nella tre quarti della Roma andare subito in aggressione su Totti, raddoppio di Di Canio, recuperata la palla, e adesso qui Chivu secondo me ha fatto un fallo ingenuo non da lui. Adesso c'è Liverani con il sinistro e Oddo con il destro sul pallone. Liverani ha un sinistro morbido, Oddo ha una conclusione potente. Vedete, la barriera è molto distante, molto distante. Secondo la nostra grafica molto più distante rispetto alla distanza regolamentare, a meno un metro. Ti ricordi Paparesta era stato l'arbitro anche di Juventus-Inter, e la stessa cosa. Lo stesso metro. Liverani sul fondo, la palla gol della Lazio, arriva al 28esimo con un bel calcio di punizione di Liverani, sembrava battuto Doni. Sì, anch'io ho avuto questa sensazione che se si fosse buttato in ritardo su questa palla calciata bene a girare non ci sarebbe mai arrivato, assolutamente. Fuori di niente e quindi parità assoluta anche nelle occasioni, dopo quella di Totti, questo splendido calcio di punizione di Fabio Liverani. È pronto al rinvio Marangon Doni. C'è fallo di Totti, fallo su Totti di Siviglia, calcio di punizione per la Roma. Aspetta Totti che voleva battere in fretta per premere l'inserimento immediato di Taddei. Adesso salgono tutti per cercare di sfruttare il colpo di testa, in particolare Daniele De Rossi va all'interno dell'area di rigore. È pronto a battere Cristian Chivu, c'è anche Totti al limite dell'area di rigore, c'è Taddei, c'è Montella e anche Mancini fuori dall'area. Paparesta vuole parlare con i giocatori all'interno dell'area, in particolare con Daniele De Rossi. Ti sto guardando, dice, sulla copertura di Zauri e sull'aiuto anche di Cesar lì vicino.
è pronto ad andare Kivu. Palla verso De Rossi che cerca lo stacco, non lo trova, rimessa da fondo per la Lazio. Martina Maestri da bordo campo. Martina. È ormai da qualche minuto che Spalletti continua a richiamare De Rossi, l'ha visto un po' nervoso, quindi continua a dirgli di stare calmo e soprattutto gli fa segno di giocare con la testa. Non vuole assolutamente lanci lunghi, vuole arrivare davanti alla porta della Lazio con passaggi veloci. Matteo per questa azione. Rocchi, e c'è un fallo fischiato da Paparesta, credo che abbia fischiato forse un fallo iniziale di Di Canio, la prima trattenuta di Di Canio. Credo che non abbia fischiato fallo a Rocchi, ma vedete questa trattenuta di Di Canio su Chivo, anche se il fallo poi, il fischio poi è arrivato in ritardo, la palla arriva a Rocchi e anche la spinta di Rocchi a Cuffur, una delle due, la posizione regolare di Di Canio in partenza. Io penso la prima soluzione, il fallo di Di Canio. Però anche il fischio è arrivato sulla seconda. È arrivato dopo, sì. Secondo me aveva forse un dubbio sul primo contatto, c'è stato il secondo contatto e allora ha fischiato. Quindi probabilmente si è convinto sul secondo. Pallone per Ballotta. Piccolo brivido per la Lazio perché Ballotta andava incontro a Siviglia che lo ha cercato di testa. Comunque una grande opportunità potenziale per la Lazio. Su questo suggerimento in profondità, questo l'intervento di Ballotta, sicuro sul retropassaggio di Siviglia. Tra poco da Martina Maestri che deve chiuderci il concetto dei Rossi. Pallone è per Taddei che viene fermato. Prova a spingere ancora la Lazio. Oddo. Cerca la profondità, trova la chiusura di De Rossi. Pallone è uscito, rimessa laterale per la Lazio. Martina Maestri da bordocampo. Martina. Sì, dicevamo, un De Rossi più tranquillo, non vuole lanci lunghi, bisogna arrivare davanti alla porta con passaggi veloci, sempre palla a terra e poi fino a questo momento ci ha provato solo una volta a tirare in porta De Rossi. Ecco, Spalletti vuole che ci provi molto più spesso. Totti prova a girarsi sull'attacco di Fermani, va via. Non c'è fallo su di lui, prosegue allora la Lazio. Liberani gira bene di prima per Cesare in posizione centrale, attaccato da due uomini, perde palla anche lui. Arriva però poi Zauri a risolvere una situazione che si faceva intricata perché la Roma stava andando via con due uomini centralmente, uno era Mancini. Panucci cerca ancora la profondità per Montella, posizione regolare in area di rigore. Montella spalle alla porta, vuole girarsi, Montella all'indietro, Mancini cerca un compagno che non trova, c'è Berami che ha coperto e ha messo fuori, prova a spingere Panucci, la possibilità del contropiede per la Lazio, spinta adesso da Liberani, va in profondità Rocchi, va in profondità anche Di Canio, Liberani messo giù da Perrotta, calcio di punizione, primo cartellino giallo per Simone Perrotta. E ci sta tutto, qui ha voluto fermare l'azione con un brutto fallo su Liberani che l'ha saltato con grande facilità, ma volevo sottolineare in precedenza, quando sottolineavo che prima quando la palla l'aveva Panucci non c'era mai movimento, invece l'ha fatto molto bene Montella, finta di venire in conto e poi si è allungato sulla profondità, ha servito perfettamente. Calcio di punizione battuto dalla Lazio che cerca ancora Cesar sulla sinistra, scambia con Zauri. Sempre Cesar centrale, il suggerimento. Totti è riuscito a sporcare il tentativo di passaggio in profondità, poi di prima benissimo Taddei per Montella che forse mette giù con un braccio, si prosegue, l'apertura poi è per Mancini, viene incontro anche Totti, Montella chiede palla, Mancini va per conto suo, poi lo serve Montella al limite dell'area, prova a passare Montella con il destro, deviazione, la palla è ancora lì, un po' di confusione e alla fine la Lazio se la cava con Siviglia. Il fallo laterale spinge adesso il pubblico della Roma. Totti servito ancora da Mancini, è pronto al traversone, lo effetto a centrale, colpo di testa di De Rossi, Ballotta e calcio di punizione per la Lazio. Una Lazio disattenta, anche su questa rimessa laterale battuta in fretta dalla Roma, sono rimasti tutti fermi, hanno permesso questo cross a Totti, forte teso sul secondo palo dove De Rossi è riuscito a colpire di testa ma è stato rimpallato. Ma è una Lazio che soffre, queste ripartenze veloci della Roma che lo sta facendo molto bene, si crea questo 4 contro 4, però la Roma fa fatica a finalizzare e a trovare l'ultimo tiro in porta. Qui non riesce a trovare la porta invece dei Rossi che poi commette fallo su Ballotta e chiede scusa. Siviglia dopo il tunnel di Montella è riuscito a recuperare grazie all'aiuto di Oddo, c'è calcio di punizione adesso per la Lazio. Se ne sono andati 33 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0, fallo di Cuffré qui. Il sandwich contro Berami, calcio di punizione dunque per la squadra di Delio Rossi. Questo è lo score dei falli subiti, la Roma è quella nel campionato che per adesso ne fa di meno e ne subisce di meno. È pronto a battere il calcio di punizione Liberani che cerca la profondità per Berami, ha provato a coordinarsi per un cross difficilissimo Oddo e il pallone è terminato sul fondo.
se l'ha presa col ginocchio, però ha attaccato lo spazio bene, vedi qui ha costretto Taddei a una rincorsa lunga di 50 metri, poi ha sbagliato il cross, ma così che deve fare un difensore. E infatti Berami si era fermato proprio per favorire l'inserimento di Oddo verso la linea di fondo. È pronto al rinvio Doni. Cerca la profondità per Totti. C'è fallo e danni di Totti da parte di Firmani, calcio di punizione. Firmani è romano, anche se ha girato un po' tutta Italia, ha cominciato a giocare nella Lodigiani. Poi molto Triveneto, Vicenza e Venezia in particolare. Insomma, una carriera con molti prestiti e molte maglie cambiate. Panucci in profondità per Mancini, prova a mettere giù il pallone, non riesce a girarlo però prima dello stesso termine il fallo laterale. Ci sarà rimessa in gioco ancora per la Lazio. È una Lazio che invita secondo me questo passaggio sull'esterno a Panucci, poi lui per andare a chiudere, andare a raddoppiare e mettere in difficoltà l'esterno. Cuffur prova lo stop di petto, favorisce quasi Rocchi che infatti riesce a proteggere il pallone, poi però su di lui De Rossi in maniera vincente, proprio De Rossi sull'attacco di Berami, dà in profondità, in controtempo un po' Totti, poi però De Rossi torna ancora sul pallone, poi per Rotta, grandi scontri a centrocampo, Firmani mette giù per Rotta, intervento in gioco pericoloso, calcio di punizione, Capannello ha chiesto subito scusa a Firmani. Di Canio dice che voleva intervenire sul pallone, che è intervenuto solo in gioco pericoloso, e invece Montella diceva al direttore di gara che l'intervento secondo lui era cattivello. Secondo me non ammonisce, adesso qui rivediamo. Cercava il pallone. Infatti, secondo me non va con la gamba tesa, lo colpisce, no. Gli fa male, è punizione di sicuro, sì, è anche gioco pericoloso, però non va con la gamba a martello per fargli male, tanto per intenderci. No, hai spiegato perfettamente. Onesto, diciamo, no? Sì. Come ti vedo. Calcio di punizione intanto per la Roma, ma è ancora a terra per Rotta che comunque nell'intervento ha subito un brutto colpo. C'è Spalletti che sta parlando con Mancini. E c'è Di Canio anche che parla con la mano davanti per evitare che si possa cogliere il labiale. De Rossi sembra tranquillo. Andiamo a sentire le panchine. Cominciamo da Martina Maestri perché Spalletti ha richiamato a sé anche Panucci. Evidentemente sta cercando di mettere a posto quello che dicevi tu, c'è questo fraseggio continuo sulla destra tra Panucci e Mancini che fino adesso è stato bloccato bene dalla Lazio. Solo una volta sono riusciti a arrivare dentro l'area con il movimento della punta di Montella che è venuto incontro, poi ha attaccato la profondità e Panucci l'ha servito molto bene. No, per il resto solo un passaggio scontato, chiusura e la Lazio recupera molto bene la palla. Quasi un time out in campo. Martina Maestri, Martina. No, allora forse no. Martino, andiamo da Stefano De Grandis. Stefano. Come ti ho detto all'inizio Rossi era un po' perplesso per il fatto che la Lazio fosse rintanata nella sua metà campo, adesso chiede di uscire prima, soprattutto è vero che vogliono far giocare Panucci, però vorrebbe che Cesar uscisse prima su Panucci per chiudergli anche questa aspettativa e poi come vi ho detto pressing alto soprattutto a centrocampo, marcatura stretta su Totti da parte di Firmani. E ancora fermo il gioco, questo è l'urlo di dolore di Perrotta. E allarga le braccia Spalletti. Di Canio con Firmani e poi il time out della Lazio. Conzauri che chiede a Cesar di stare più largo per permettergli un inserimento centrale. Rientra Perrotta. Anzi, sta uscendo Perrotta per la verità, poi rientrerà. Ah, guarda che buco! L'ha preso proprio con la punta della scarpa, evidentemente. No, l'ha preso, l'ha preso. Sì, l'ha preso si sicuro. Vede, assolutamente. Infatti si stanno già scaldando due giocatori. Non stavo dicendo che non era duro l'intervento, intendiamo. L'intervento era duro, non era a far male, cioè non era con la gamba tesa. Panucci cerca la profondità, arriva il rinvio di Berami. Chivu cerca Taddei, è arrivato Oddo a mettere il pallone in fallo laterale. Rotta è ancora lì che sta parlando con medico e massaggiatore, si scalda, attenzione anche Damiano Tommasi. Totti si è alzato dalla panchina, Damiano Tommasi che non gioca dall'ultima giornata di campionato di due campionati fa, lo scorso campionato fermo dopo l'orrendo infortunio che si procurò in preparazione, qualcuno di voi, anzi molti di voi sicuramente lo ricorderanno, praticamente gli è stato completamente ricostruito il ginocchio, si erano addirittura sfilacciati i vasi sanguigni, una cosa veramente terribile. Questa è la posizione di fuori gioco nell'occasione precedente di Montella.
fu Gary Taggart dello Stoke City il 23 luglio del 2004 a rovinargli il ginocchio con un intervento veramente incredibile, se considerate che era un'amichevole estiva. Kufur. Cerca la battuta profonda, arriva lo stacco di Totti che prova a controllare, riesce a girare il pallone anche per Taddei, dentro per Totti, posizione regolare, Francesco Totti, 1-0. Qui proprio di fisico l'ha voluto questo gol, perché lo marcavano da dietro, invece è riuscito a girarsi, a chiedere l'1-2 e presentarsi solo davanti al portiere. Secondo me Ballotta qui non è stato reattivo, pronto ad uscire, perché c'è stato un momento che Totti si era allungato un attimo la palla e invece dopo l'ha messa dentro d'esterno. E poi partorisce il pallone dell'1-0 Totti, l'hai visto? Sì, sì, l'ho visto. Totti dunque porta in vantaggio la Roma, il gol 112 per lui con la maglia della Roma. Ed è anche il sesto gol nel derby. Si vede bene, c'era Montella in mezzo ai due centrali, poi i due esterni molto larghi e Firmani, che mi sembra Firmani che stava marcando Totti, ma proprio di fisico. Saluta Ilari Totti in tribuna. Dunque Roma in vantaggio con il gol di Totti, che di fisico, come diceva Beppe, è entrato in area di rigore, poi di esterno destro ha sollevato il pallone, Ballotta è riuscito a toccarlo ma non a tenerlo. Ballotta secondo me ha ritardato, poteva uscire perché si era allungato la palla. Adesso qui rivediamo. Qui il pallone qui, di Taddei, splendido, posizione regolare di Totti che allunga il pallone e qui Ballotta lo aspetta troppo e poi copre male anche il suo palo. Prova a reagire, subito la Lazio con Cesar che mette a centro un pallone allontanato da Kufur. Poi Panucci. Liberani, si gira, messo giù da Mancini, calcio di punizione per la Lazio, qualche nervosismo. Forse Liberani ha toccato Mancini che ha avuto poi a sua volta una reazione. Tiene calmi i giocatori, prova a farlo Paparesta. Adesso Di Canio va da Mancini, poi Panucci. Un po' di nervosismo, qualche mano in faccia di troppo. Poi si spiegano Liberani e Amantino Mancini, si chiedono scusa a vicenda, bellissimo gesto 3-2, perché qui va giù Liberani, Mancini... Dopo qua gli ecco, ha dato sì. Mancini va sopra Liberani, sì. Liberani un po' si protegge, un po' prova a toccarlo, i due vanno a contatto e poi Di Canio va a prendere Mancini. Poi Mancini gli dà, una leggera schiaffetto, cioè niente di grave. Sì, si era comportato bene Panucci in questa situazione, che è andato subito a portare via Mancini e poi è arrivato Di Canio. Quella tranquillità sicuramente adesso con la partita sbloccata gli animi sicuramente sono un po' più accesi, sì, diciamo anche non è successo niente, no, un po' di nervosismo, non è successo niente. Qui Liberani si proteggeva, poi Mancini se l'è presa, insomma. Calcio di punizione per Oddo, battuto in fretta da Liberani, ma l'arbitro dice che non si può perché ovviamente il gioco è stato fermo tantissimo tempo. E allora io ricordo che quando il gioco è fermo per molto tempo comunque deve riprendere con il fischio del direttore di gara. C'è stato tutto il parapiglia e quindi ovviamente deve fischiare il direttore di gara. Sbloccato dunque il derby da Francesco Totti, ma adesso calcio di punizione per la Lazio con Oddo. Dentro grande movimento di Canio, Cribari, sono saliti tutti praticamente, Firmani. Oddo cerca la porta, da lì era quasi impossibile. Sì, però lui l'ha cercata perché il tiro è troppo forte per mettere dentro una palla anche forte tesa per la leggera deviazione. Qui ha cercato la porta, secondo me, insomma, esagerando. Qui Taddei dentro per Totti, l'esterno di Totti, ma si fa segnare sul suo palo Ballotta. Sì, che poi lui Totti sul primo controllo se l'ha allungata la palla, vedi la palla arriva dentro l'area piccola del portiere, Ballotta poteva avere, secondo me aveva il tempo per andare a chiudere. Anche perché almeno gli copre lo spazio. Kufur, Panucci. Comunque dopo se ce lo fanno rivedere sarebbe bello sul primo controllo di Totti, quando ho detto io che di fisico va via lì, sul primo controllo poi chiede l'1-2. Sì, l'abbiamo visto, c'è stata anche forse un po' una trattenuta, lì un corpo a corpo con Firmani. Comunque poi Totti è entrato in area di rigore, posizione regolare la sua, esterno destro, gol dell'1-0.
Zauri, Cribari, Siviglia, all'indietro per Ballotta, cerca il rinvio di coscia De Rossi che ha commesso fallo su Firmani, calcio di punizione per la Lazio. Anche Siviglia avanza, Zauri va a coprirlo, Liberani. Cerca la palla in profondità per Di Canio, era buona l'idea di Liberani e Di Canio era in posizione regolare. Si è tagliato molto bene alle spalle dei due centrali, Liberani ha il tocco insomma per dare questa palla dolce dentro l'area di rigore, ma leggermente lunga. Perrotta alle sue spalle ancora Liberani che sta giocando un grande primo tempo, sempre lui De Rossi, il gioco pericoloso. Calcio di punizione, cartellino giallo per De Rossi, che protesta adesso perché secondo lui l'intervento è simile a quello di Firmani. Cioè, qui è un po' il piede a martello, insomma gli arbitri tendono a dare il cartellino giallo su questo tipo di entrata, però insomma si poteva anche... Ma non c'è stata grande trattenuta lì, c'è stato un duello proprio di fisico con Firmani, ma è andato via, Firmani ha provato a tenere, poi ha tenuto un po' tolto e poi è andato no, via. No, ma io non dicevo che sì. Del fallo, è proprio fisicamente. Fisicamente andato sì. La carica di Di Canio. Sta iniziando il recupero di questo primo tempo, calcio di punizione per Liberani, De Rossi e Perrotta, i due centrali di centrocampo della Roma ammoniti. Liberani. Saranno due minuti di recupero, Zauri, Di Canio per Zauri, Cesar, ferma Mancini, ci sarà rimessa in gioco ancora per la Lazio. Di Canio, messo giù Di Canio dal ritorno di Montella, che prima aveva avuto un battibecco con Liberani perché era entrato su di lui, c'è calcio di punizione ancora per la Lazio. Primo minuto di recupero in corso. La Lazio prova a gettarsi in avanti, adesso manca l'ultimo uomo nella Lazio, attenzione. No, ci andrà Zauri, penso io. Sta andando Zauri, ma per qualche istante la Lazio non ha ultimo uomo. Attenzione perché la Lazio ha tutti gli uomini sulla tre quarti, non ha ultimo uomo, incredibile. Va detto però anche che la Roma è tutta all'indietro. Adesso sta dando Zauri, richiamato dalla panchina. Liberani ancora all'interno, la palla è per Di Canio. Poi arriva Otto con il sinistro in mezzo forte. Cuffura ad allontanare. Spinge ancora la Lazio. Grande reazione della squadra di Rossi. Ancora dentro il pallone per Di Canio. Troppo lungo il destro di Liberani. Palla sul fondo e rimessa per la Roma. Quest'anno la Lazio ci ha fatto sempre vedere delle rimonte, soprattutto in casa. Uno spirito di gruppo incredibile. Giocate, gioca anche tante volte con il cuore a recuperare determinati risultati. Tanto qui rivediamo ancora il gol di Totti. E un po' di responsabilità di Ballotta c'è, E c'è, sai, perché secondo io penso di più la parte iniziale, sull'uscita, perché dopo è vicina la giocata e non è facile il tiro in porta, ecco. Te la può mettere in diversi modi, no? Tu provi a indovinare, lui te la tocca sotto. L'arbitro intanto manda tutti a prendere un tè caldo, finisce 1-0 per la Roma, il primo tempo gol di Totti, super spot. Anno per lui. Penso proprio di sì. Non è stato impegnato più di tanto, le poche parate che ha fatto le ha fatte con sicurezza, una bella uscita di pugni subito all'inizio della partita, poi il resto niente più. Sulla punizione di Liberani secondo me non ci sarebbe mai arrivato. Adesso ovviamente il pubblico della Curva Nord si aspetta la reazione della Lazio, il pubblico della Roma invece spera che la Lazio, portandosi in avanti, apra magari qualche barco al contropiede, come peraltro era successo in alcune occasioni al primo tempo. Sai, ci sta, adesso la Lazio deve rischiare qualcosa in più, deve portarsi avanti specialmente con gli esterni, mi aspetto qualcosa in più da parte di Oddo, dello stesso Zauri, e centralmente anche se Liberani insomma difficilmente va a giocare dietro le due punte, però anche lui qualche assist in più. È tutto pronto dunque per questo secondo tempo. Gestisce Oddo il primo pallone per la Lazio. Liberani. All'indietro il suggerimento per Siviglia e poi Cribari. Cerca la profondità Cribari. Ha trovato il controllo di Liberani che ha ricominciato, anzi di Firmani che ha ricominciato da capo. Poi arriva la chiusura da quella parte di Panucci, un po' arretrato il pallone, un po' lento per Doni. Riesce comunque a rinviare, poi Totti prova ad accelerare, Totti resiste a una carica, accelera ancora Totti e alla fine guadagna calcio di punizione, una buona posizione per lui,
e c'è anche cartellino giallo per iterazione di fallo, cioè per fallo ripetuto. Vedete che la trattenuta è ripetuta, gli toglie la fascia Firmani e dunque ammonito anche Firmani. Comunque Totti è reattivo, sulle seconde palle arriva sempre lui, andare ad attaccare, a prenderle e poi fare queste percussioni centrali che possono spaccare in due la difesa della Lazio. Qui c'è il fallo di Firmani ed è giusta la munizione. Calcio di punizione, Totti e Chivu sul pallone. Chivu col sinistro ovviamente, Totti invece con il destro forte. Si allontana Totti, anche in questo caso la distanza è superiore al normale, quella fatta rispettare da Paparesta. Alto il pallone di Chivu che è calciato troppo sotto, molto alta la sua conclusione sopra la traversa. Sì, la palla non è mai scesa, è rimasta sempre alta. La forza c'era, però vedi che la palla non riesce a scendere e sbaglia. È pronto il rinvio, allora Ballotta. Chiama il vicino Siviglia che scambia ancora con lui. Montella rinuncia alla pressione sul portiere della Lazio. Cerca la profondità. Stacca di testa Chivu il suo pallone Liverani, ma solo per un attimo perché la Roma l'ha riconquistata. Allora Totti che prova a spingere. Con il sinistro cambia tutto. Posizione regolare, grande controllo di Montella, uno contro uno di Montella in area di rigore, dribbling, puntata esterna e palla sul fondo, occasione per Vincenzo Montella. No, è una Roma che è brava a ripartire, vanno ad attaccare molto bene gli spazi e Totti poi la palla te la dà in una maniera deliziosa, anche se Montella ci ha messo del suo a stoppare questa palla, guarda come la mette giù molto bene. E poi cerca una giocata quasi di esterno, invece la prende di punta. Sì, voleva metterla sullo stesso palo dove aveva segnato Totti, il primo palo di Ballotta. Stefano De Grandi sta per campo, Stefano. Si sta scaldando Simone Inzaghi, la Lazio nel primo tempo quando ha fatto lanci lunghi non l'ha mai presa di testa. Simone Inzaghi è uno che può proteggere il pallone e fare arrivare un po' in profondità la Lazio. Vedremo se ci sarà spazio per lui che sta recuperando la condizione migliore dopo tanti problemi alla schiena che ne hanno condizionato l'ultimo campionato, quello giocato in parte anche con la Sampdoria. Il controllo di Siviglia, l'ultimo tocco dice Siviglia che è di Taddei, invece la rimessa laterale viene assegnata alla Roma. Totti, Cufré cerca un pallone profondo per Montella che veniva incontro e tra l'altro rientrava anche da fuori gioco che era stato segnalato. C'è rimessa da fondo però per la Lazio. Ci sta la soluzione di Simone Inzaghi perché effettivamente Lazio anche in questo inizio secondo tempo cerca la palla lunga. La Roma si ritrae tutta nella propria metà campo, quindi per scavalcare il centrocampo, tanto vediamo la posizione regolare di Montella, serve la palla lunga e un giocatore come Inzaghi ci sta tutto. Rocchi cerca il servizio per Di Canio che prova ad andare via sulla sinistra. Di Canio allunga la falcata e guadagna calcio d'angolo, poi finisce contro i tabelloni per chiudere la sua corsa, il suo sforzo per cercare di mantenere il pallone in campo. C'è calcio d'angolo dunque per la Lazio, sale Cribari, sale anche Siviglia. Calcio d'angolo è verso Rocchi che riesce a sfiorare solamente di testa, poi Berami prova a mettere pressione su Totti. Prende due colpi Totti e al terzo Berami rischia l'ammonizione. Faccia a faccia adesso di Berami con Cufré, lo richiama Paparesta che per il momento lo perdona. Ci vuole parlare su. Non lo non ammonisce, non lo ammonisce. Non lo ammonisce, gli ha detto non lo fare. Forse ha toccato, sì, con la coscia, più che altro con il ginocchio forse ha toccato Totti. Forse l'ha preso sul coccige, sai, con il ginocchio. Ma non lo so, forse quando è caduto si è fatto forse male. Si è fatto male quando è caduto, perché non l'ha preso lì dietro. No, l'ha preso con la coscia, sì. Insomma, non in maniera violenta, Paparesta era vicino. Protestato naturalmente la parte giallorossa del pubblico che chiedeva un intervento disciplinare. C'è calcio di punizione intanto per la Roma, è pronto a battere ancora Doni, inquadrato Valon Berami. Recupera la fascia Totti, è pronto ad andare profondo Doni. La Roma in questo momento ha avanzati solo Mancini, Montella e Taddei, manca proprio Totti.
Pallone infatti è raggiunto facilmente da Berami. Colpo di testa di Rocchi che riesce a girarlo all'indietro. Panucci ancora per Doni. Sì, sempre attento Panucci in fase difensiva, fa la diagonale di copertura molto bene, ha spinto poco in avanti, però si è dedicato soprattutto alla fase difensiva non sbagliando mai. Si tocca l'anca destra, Totti, forse hai ragione tu perché è stato toccato dalla parte sinistra e probabilmente cadendo si è fatto male sulla destra. No, così sembrava. Fuori gioco di Montella sul lancio in profondità e calcio di punizione per la Lazio. Liberani cerca un corridoio centrale, lo trova splendidamente, poi è l'apertura è per Rocchi al centro per Di Canio, è arrivato la chiusura, ancora Rocchi e ancora la chiusura di Chivu. Colpo di testa di Mancini, la reazione della Lazio in questo avvio di secondo tempo. Taddei, Berami interviene dopo che Firmani era stato colpito dal rilancio di Taddei. Oddo con il sinistro cerca ancora l'inserimento di Rocchi, opposizione d'esperienza di Panucci e palla sul fondo. Ma nell'azione precedente che bravo Liberani, finta di lancio lungo, poi palla filtrante raso terra per questa giocata di Rocchi che per due volte ha cercato, la prima volta la conclusione centrale e la seconda invece ha tirato in porta, tutte e due le volte respinto, ma bravo Liberani ancora una volta a verticalizzare molto bene tenendo palla bassa. E tutte e due le volte Chivu su di lui. Ancora pronto il rinvio di Doni, praticamente si sta scaldando buona parte, anzi tutta la panchina della Lazio. La chiusura di Kufur, lancio però ancora in profondità, Kufur cerca l'anticipo, arriva il traversone, facile per Doni, aveva provato a liberarsi da quella parte Firmani. La Lazio ha bisogno di mobilità, insomma, di grande movimento da parte di tutti quanti, spirito di sacrificio che l'ha sempre dimostrato, soprattutto nelle partite casalinghe, se vuole recuperare questa partita. Mancini cerca Totti, si prosegue per il vantaggio, anche se Totti aveva commesso fallo, il pallone aperto per Rocchi, controllo di Rocchi, prova ad andare via, messo giù da Chivu, calcio di punizione per la Lazio. La possibilità di andare in profondità non si fa pregare Rocchi, che è molto bravo ad attaccarla, a difendere la palla. Qui aveva cercato anche un dribbling, c'era riuscito, giusto il fallo. Sul pallone ancora Liberani, tutta la Lazio sale. Berami, Rocchi, Di Canio per il momento in area di rigore. Cerca il calcio di punizione a sorpresa Liberani. Doni era comunque concentrato, era sul palo giusto, no, era sul palo sbagliato invece Doni, colciato male Liberani che aveva visto però bene la sua possibilità. Eh sì, perché Doni stava sistemando la barriera, era proprio piegato per cercare di sistemarla il meglio possibile per coprire il primo palo e ha cercato di superarlo sul secondo palo e invece non ci ha riuscito. Qui un'ingenuità perché la Roma non ha coperto il calcio di punizione. Mancini. Interviene Zauri, l'ultimo tocco di Mancini e la rimessa laterale per la Lazio. 9 minuti in questo secondo tempo, 1-0 per la Roma. Liberani cerca la profondità, trova Rocchi. Firmani. Sale Oddo. Lo aspetta Taddei, Oddo va via, si prosegue, non c'è fallo, facendo il guardaline, possibilità di contropiede per la Roma. Totti, si è già riposizionata la Lazio però, grande recupero di Berami che deve inseguire anche Leandro Cufré. Centrale per Mancini che prova a passare, buona la chiusura di Cribari. Firmani attaccato da Montella che lo mette giù, calcio di punizione per la Lazio. Una squadra che riparte bene la Roma, ha grande facilità di corsa, perché sia Taddei da una parte, lo stesso Mancini dall'altra, che abbiamo visto prima tagliare il campo per andare a forte a Montella centrale che era solo in mezzo a due, insomma attaccano la profondità molto bene. Liberani ha impostato, Cesar ha girato per Zauri, ancora Liberani. Cesar centrale, tocco sbagliato, abbastanza telefonato, nessun problema per Cufré dei Rossi. Sta per entrare Usman e Dabo, va via De Rossi, poi lo mette giù Berami, si prosegue Taddei all'indietro, Cufré. De Rossi lascia Totti, ha un po' di campo Totti per partire, poi cerca l'apertura per Mancini, troppo larga, irraggiungibile, rimessa laterale per la Lazio, che effettua anche il suo cambio, dentro dunque Dabo per Firmani, erano i due che erano in disputa per un posto da titolare questa sera. Da sottolineare la giocata di De Rossi, bravo, tunnel, era chiuso, era stato raddoppiato, non c'era spazio, solo in una giocata individuale come quella poteva portarlo fuori da quella situazione difficile. La partita di Firmani? La Lazio!
Ma Firmani, pronti via, secondo me non aveva capito bene la posizione a cui tenere. Poi aveva preso abbastanza bene le misure a Totti, ma si è fatto superare nell'occasione del gol. Proprio di fisico Totti gli è andato via e... però insomma ha fatto una discreta partita, però indubbiamente in difficoltà con Totti. Tu hai dato una notazione importante prima nell'intervallo, hai detto era troppo attaccato, l'attaccante si marca a distanza di un braccio, no? In quell'occasione troppo vicino, non fai fatica ad anticiparlo in quei casi lì, e proprio il fisico di Totti gli ha permesso di girarlo, di spostarlo per chiedere l'1-2, e a quel punto lui era in ritardo. Dabu, Oddo attaccato da Taddei, riesce a mantenere il possesso del pallone per Liverani, che sbaglia il tocco però d'esterno sinistro. Per rotta, per Montella, prova a partire, sbaglia il secondo controllo, fermato ancora da Liverani. E ancora l'apertura buona questa volta di Liverani per Rocchi. A sinistra accompagna Cesar, arriva la chiusura di Panucci, possibilità di contropiede adesso spinto da Mancini, in verticale per Montella, la chiusura di Cribari, buona scelta di tempo, il pallone per Siviglia. Ancora Liverani. Il vero e proprio playmaker Liverani della Lazio, regista classicissimo. Zauri, Cesar, arriva il traversone, Rocchi in anticipo, Tommaso Rocchi, 1-1. Bel gol, bellissimo, per la prima volta Cesar sul fondo a puntare l'uomo e a mettere dentro un cross fatto veramente molto bene, forte e teso. Qui i difensori della Roma si sono troppo fermi. Qui invece devi marcare, devi stare attento a Rocchi, che ha fatto un movimento di incontro molto bene e ha incrociato la palla. Un bellissimo gol. Due gol in tre derby per Tommaso Rocchi, che certo meglio di così nella Lazio non poteva iniziare le sue stagioni, mettendo la firma proprio nella partita più sentita. Cross deviato, Rocchi è bravissimo nell'anticipo, scivola invece Kivu. Ma Kivu, inizialmente la posizione di Kivu era perfetta perché era vicino a Rocchi, poi si è staccato per prendere spazio. A quel punto, quando Rocchi ha potuto attaccare, lui era fermo ed è stato molto bravo ad incrociare. Stefano De Grandis da bordo campo. Due annotazioni, una tattica, nel senso che Rossi ha detto subito: Berami, sei troppo alto, devi temporeggiare di più. L'altra te la dico dopo magari. Perrotta cerca ancora Totti in profondità, 1-1 adesso il risultato. Berami subisce fallo di Totti, calcio di punizione per la Lazio. Brutta entrata di Totti su Berami. Bruttissimo, bruttissimo. Qui si poteva stare il cartellino giallo assolutamente. In profondità il suggerimento per il fuorigioco di Rocchi, che era partito troppo in anticipo rispetto al calcio di punizione. 1-1 dunque, e derby di nuovo in equilibrio. Stefano, vai. Sì, volevo dire anche che è vero che è uscito anche per una motivazione tattica, visto che Dabò era in ballottaggio ed è uno che ha i piedi migliori di Firmani. Però Firmani è uscito ancora con il sangue al naso che aveva nel primo tempo, quindi è evidente che non era facile neanche giocare in quelle condizioni. Qui c'è fallo di Taddei su Oddo e calcio di punizione dunque per la Lazio. 14 minuti sul cronometro. Cribari. Anche Sciamani non dà, si è alzato dalla panchina della Roma. In profondità il suggerimento facile per Doni. Mancini, De Rossi, Totti, prova di prima, pallone sporcato da Siviglia, comunque non sarebbe arrivato a Montella che si era allargato sulla destra. La ballotta ancora per Cribari. Stacco di testa di Cufuri in anticipo stavolta su Rocchi. Mancini, Perrotta, cerca ancora Montella, fermato da Oddo, poi da Bu. All'indietro quasi favorisce Totti, se la cava Siviglia, fallo laterale. Martina Messi da Bordocampo. Martina. Mentre Spalletti continua a incitare la Roma, ha richiamato Taddei, gli ha detto: se stai così avanti in linea con Totti e Montella sei troppo chiuso, parti più indietro, stai più basso e così riesci ad essere più pericoloso. Panucci alza il pallone ancora per Mancini, che prova a girarlo attorno a tre uomini però che lo fermano in fallo laterale. I due allenatori hanno dato due indicazioni uguali per i propri esterni, di non stare troppo alti ma di abbassarsi per prendere la palla e giocare con la squadra, sennò effettivamente sono in linea con le punte. C'è un giocatore della Roma a terra che si è fatto male, da Bo prova a ripartire. Ancora la Lazio che prova con Cesare, il traversone per Berami, grande occasione per la Lazio. Berami di testa non ha trovato la porta sul traversone di Cesar, ha colpito con la spalla.
era una grande opportunità per la Lazio. Mentre qui vediamo che è Perrotta a farsi male in questa estirata qua. Qua però si è, mi pare, rialzato Perrotta. Sta tornando il Cesar che conosciamo, no? Cioè Cesar, quello che ha la personalità di puntare l'uomo sull'esterno, saltarlo e mettere queste palle. Ancora una volta ha messo una palla bellissima per il taglio interno che ha fatto Berami, e Berami stavolta non l'ha presa di testa. Montella riesce a servire Mancini che prova a coordinarsi per il traversone. Totti il controllo e salva tutto da Bo. Totti per un attimo ha pensato alla girata al volo e pensava però poi che riuscisse a toccare il difensore il pallone, e allora non aveva più la coordinazione per calciare. Esatto, così è stato. Lui ha detto adesso mi preparo per calciare, però ha detto sicuramente Oddo arriva a toccare questa palla, invece Oddo non l'ha presa e l'ha messo fuori tempo. Di Canio, Perrotta, pallone gestito da Kivu, De Rossi, Cufré, Taddei, prova ad andare via, Doddo che lo ferma, torna Taddei sul pallone, poi insiste Cufré, traversone, pallotta. È già ripartita la Lazio, dalla parte opposta c'è Perrotta che prova ad andare in pressione. Cesar cambia tutto, benissimo Perrotti. Grande controllo anche di Rocchi, poi Berami, sta crescendo la Lazio. Prova ad andare, pallone Berami. Arriva il traversone verso il centro, Cuffur con calma di petto per De Rossi. Fabio, adesso in questo momento diventa secondo me fondamentale l'aspetto fisico. Chi ne ha di più? Perché mi sembra che la Lazio sta bene, sta attaccando a grande facilità di corsa. Palla dentro per Taddei di Totti, pallotta profondo. Aspetta il pallone Cuffur, Cuffre. Totti ancora. Prova ad aprire per Montella, posizione regolare, Montella mette giù, poi il pallone sul destro, rientra sul sinistro, prova a girare, Mancini, deviazione, calcio d'angolo, altra opportunità, adesso la partita è molto bella, c'è calcio d'angolo per la Roma. Sì, le squadre si sono allungate, la Roma è pericolosa nel secondo tempo con questo, tanto qui c'è il fallo di mano di Mancini. Non rilevato. Quando la palla Totti, questo movimento ad allargarsi sulla destra di Montella, alle spalle dell'ultimo centrale che da quella parte è Kribari, e riesce sempre a stoppare la palla e poi vuole rientrare per calciare di sinistro, tutte e due le volte è stato chiuso. Le proteste dei giocatori della Lazio erano per quel controllo di Mancini. Calcio d'angolo per la Roma. Totti verso il centro, c'è una trattenuta su De Rossi che guarda Paparessa che gli dice di rialzarsi. Rimessa laterale ancora per la Roma, sempre Totti, il cross con il sinistro, Mancini, né carne né pesce questo tentativo di Mancini, né una torre né una conclusione. Secondo me doveva giocare di sponda dietro per Taddei, oppure secondo me non aveva la forza per poter mettere questa palla dentro centrale. Lì il contatto su De Rossi di cui vi ho parlato. È pronto al rinvio Ballotta. Sta per entrare Dacour e uscirà proprio Perrotta che ha subito due colpi forti nel corso di questa serata. E dunque dentro Olivier Dacour. Stefano De Grandis da bordo campo, Stefano. Sì, con il frastuono non riuscivo a sentirti, Fabio. Credo che stia per entrare Manfredini al posto di Berami. Ti ho detto che spesso De Rossi gli ha detto devi giocare più coperto, devi stare meno alto. Manfredini tatticamente è uno molto bravo, potrebbe prendere il suo posto. Dacour cerca la profondità e c'è ancora rimessa laterale per la Lazio. Con le mani Oddo. Rischia un po' Siviglia sull'attacco di Totti, poi Dabò fa girare bene il pallone a sinistra. Zauri, sulla sua verticale c'è Cesar, servito immediatamente. Vuole il traversone, Cesar lo effettua, Rocchi all'indietro, un po' troppo all'indietro, Mancini per Dacour. L'apertura è per De Rossi che prova a sganciarsi a destra, in verticale il suggerimento per Montella che non era andato su quel passaggio. Nessun problema per Pallotta. E con Ballotta tra i piedi la Lazio riprende a salire. Lazio che è cresciuta nel secondo tempo. È cresciuta, adesso secondo me sta anche meglio fisicamente. Hai visto nell'ultima azione la Roma spaccata in due, 5 giocatori al di là della metà campo e gli altri tutti dietro, mentre i giocatori della Lazio sono rientrati con grande velocità. Intanto mi avvertono al coordinamento Alessandra Ferrari, Giuseppe Consolo, che entrerà Manfredini ma al posto di Cesar. Quindi va a prendere la sua posizione, diciamo, consueta dai tempi del Chievo, di esterno sinistro. Lui che ha giocato anche in Spagna con lo Osasuna.
esce dunque il capitano, esce Cesar. Cesar decisivo, ha messo la sua firma in questa gara con questo splendido cross per Rocchi. Adesso stavo riguardando ancora l'immagine, la difesa della Roma anche non posizionata bene, anche la posizione di Cuffu non è perfetta, perché il difensore centrale lì di destra deve stare a coprire il primo palo per favorire poi la marcatura di quell'altro. Pallone gestito da Oddo e Liverani il nuovo capitano. Palla in profondità, l'ha controllata Kivu. Da Cur per De Rossi, ancora da Cur. Cufré. Taddei, non è mai riuscito a trovare un varco Taddei lì a sinistra, ben coperto da Oddo. Ancora da Cur. Sale anche Panucci. Mancini. De Rossi fa girare per Da Cur. Ancora l'apertura per Panucci, c'è fallo su Da Cur e calcio di punizione per la Roma. 22 minuti nel secondo tempo, 1-1 tra Roma e Lazio. Questo è l'intervento falloso di Dabo su Da Cur. Sembrano fratelli gemelli i due, anche perché il nome è quasi uguale, insomma, e la nazionalità francese. Calcio di punizione affidato a Cuffour, che lascia però l'incarico a Panucci. Montella, De Rossi, Taddei in area di rigore con Totti. Palla sul secondo palo, De Rossi prova a farsi largo ma non può intervenire, Cuffré. Poi il pallone ancora centrale, è stato toccato non benissimo da Siviglia. Oddo cerca un calcio di punizione e regala però calcio d'angolo alla Roma. Batte Taddei, Oddo si arrabbia con il direttore di gara perché riteneva di aver subito fallo. E allora Paparessa va a parlarci e chiede scusa a Oddo. Anche Cuffour è salito adesso per la Roma, oltre a Panucci. Palla verso Ballotta con un pugno non benissimo. Poi Totti. Cerca ancora il traversone e guadagna un altro calcio d'angolo. Prova a spingere adesso la Roma per ritrovare il vantaggio. Se n'è andata la metà del secondo tempo. Calcio d'angolo di Totti. De Rossi prova a intervenire di testa. Ballotta anticipato da Mancini, poi ritrova il pallone. La Roma è molto brava a battere in grande velocità, no? Anche questi calci d'angolo, Totti va subito a recuperare la palla, però stavolta Ballotta sul secondo tentativo è stato abbastanza reattivo. Di Cani all'indietro per Liverani, Manfredini, Liverani, fallo su Manfredini, calcio di punizione, fallo di Da Cur. Ecco l'intervento di Da Cur in ritardo su Manfredini. Calcio di punizione dunque per la Lazio, che continua a far muovere i suoi uomini della panchina, così come la Roma. Liverani. Ancora lui. Cribari. Oddo. Prudente la partita di Oddo a destra, ma è stato bravo a contenere Taddei. Cuffré anche prudente, in questo caso commette fallo su Berani. E giallo anche per Cuffré. Giusta questa munizione, perché anche nel primo tempo ha sofferto un po' questa dinamicità di Berami e gli ha fatto due o tre entrate abbastanza dure, e qui visto si è saltato centralmente, è andato dritto sull'uomo, giusta la munizione. Altro calcio di punizione dunque per la Lazio. Sul pallone Oddo. Rocchi, Di Canio, Manfredini, Dabò. Cambia tutto Oddo, cerca Zauri dalla parte opposta. In verticale il suggerimento per Manfredini. Controtempo, il suggerimento per Zauri, possibilità di contropiede per la Roma. Montella è venuto incontro, non c'è nessuno davanti, Totti non controlla. Poi commette fallo su Berami e calcio di punizione per la Lazio. Ha avuto fretta Totti qui, perché ha visto che partiva alle sue spalle, mi sembra Taddei, voleva servirlo in grande velocità, invece ha sbagliato il controllo e poi ha commesso fallo. Calcio di punizione per la Lazio affidata a Liverani, che cerca all'interno dell'area di rigore. Rocchi di testa, Doni. In profondità per Montella, Montella e Cribari, Cribari davanti. Due volte di testa. De Rossi,
attaccato da Di Canio, da Kur, di forza. Lo attacca ancora Di Canio, che alla fine riesce a dargli fastidio, da Bo. In verticale il suggerimento ancora per Rocchi. Prova ad andare centrale Berami. Il suggerimento è per lui. De Rossi ha coperto l'avanzata di Berami. Bravo De Rossi in questo caso, trova Taddei. Adesso la Roma dalla parte opposta che prova a spingere. C'è Totti lì accanto. Solo Montella però avanzato. La Roma deve giocare quindi ragionando. Errore di Cufré in controllo, poi fallo in gioco pericoloso di Dabò. Corpo a corpo, calcio di punizione per la Roma. Il fallo di Dabò, perché Cufré nel controllo si è allungato un po' la palla, ma lui ha messo la gamba tesa nei confronti di Cufré. Martina Maesi da Brutocampo. Martina, e adesso per la prima volta Spalletti si è veramente arrabbiato, vuole che si giochi palla, non si sta facendo fino a questo momento, non l'ha fatto la Roma, non si è accorta che De Rossi era libero, bisogna servire lui, bisogna giocare di più palla. Totti contro Berami, Berami lo mette giù, calcio di punizione per la Roma. Erano andati tutti e due fuori tempo, poi Totti era passato davanti a Berami che allora si è aiutato e ha trattenuto per la maglia Totti. Lo scontro che si è ripetuto parecchie volte nel secondo tempo tra i due. Totti aggiusta con cura il pallone, sarà lui a battere. Fischia Paparesta e la Lazio si allontana per andare a distanza. Ecco il replay, vedete la trattenuta di Berami, si aggrappa a Totti, calcio di punizione. Erano stati tutti e due ingannati dal rimbalzo del pallone. La barriera riesce sempre a metterla a distanza giusta, a far rispettare, anche se qui fosse leggermente più vicina rispetto alle altre volte. Pronto a battere Totti, alto il suo destro, termina lontano dalla porta di Ballotta. Sì, voleva sorprendere sul palo del portiere, secondo me forse Ballotta non vedeva la palla, ci ha colpito male. Arrivano urla per Francesco Totti dalla panchina della Roma, è pronto il rinvio Ballotta, siamo al 28esimo, 1-1. In profondità il suggerimento per lo stacco di testa di Manfredini, poi arriva quello di Di Canio, Cuffur, prova ad arrivare Mancini, ancora Mancini, poi Manfredini in copertura, un po' di confusione, Liverani prova a mettere ordine, c'è un grande aggancio quasi vicino alla linea laterale di Paolo Di Canio che subisce fallo, calcio di punizione, grande aggancio di Di Canio. No, ha messo giù molto bene la palla, poi secondo me è andato lui a sbattere contro Cufur che era fermo. No, ho visto male, ha allargato il gomito. Anche lo sportello ha allargato. No. Adesso c'è un altro faccia a faccia perché Di Canio se la prende con Totti. Tra poco ci sarà spazio per Chamanin Ondah. Ai, è arrivato qualcosa addosso a Paparesta. Niente di grave, dice. Credo fosse sicuramente lui l'oggetto, però no, sicuramente era Di Canio quello che volevano raggiungere, però un po' una leggera ferita c'è vicino lì al naso. Peccato, non volevamo vedere queste scene. Una moneta, no, si sì, sembra una moneta, sì è nettamente una moneta, e qui è facile ricordare. Dunque, da quella parte bisogna dirlo, ci sono i tifosi della Roma intanto lì vicino, che quindi evidentemente la moneta era per Di Canio, credo. Qui bisogna ricordare, cioè, ovviamente l'obiettivo era lui, insomma, sì, il presidente di Frisk in Coppa Campioni per la Roma, ammonito intanto Di Canio, credo anche Totti, sicuramente Di Canio, però in questo caso fatto cenno che non era successo niente, Paparesta rimane tranquillamente in campo. Un po' di borsa del ghiaccio per lui. Stefano De Grandis da Brodocampo. Stefano. Per Di Canio la partita si opportunamente viene sostituita, è stato anche ammonito, è pronto a entrare Pandev. Per Pandev non c'è stato esattamente un consiglio tattico. Delio Rossi ha detto: sei pronto? La devi buttare dentro, devi buttare la palla dentro. Ma consiglio gliela ha dato. Inquadrato intanto Di Canio. Credo sia stato ammonito solo Di Canio, che si era rivolto proprio a Totti.
dopo lo scontro con Cuffuro. Confermo, solo Di Cani ammonito. Calcio di punizione intanto per la Lazio. Calcio di punizione verso l'interno dell'area di rigore. Di Canio in fuori gioco. Ancora una volta però la Lazio era riuscita a creare un pericolo di testa. Sì, con Rocchi, perché grande movimento dentro l'area di rigore e secondo me forse, mi sembra, Kufur sì, è andato a opporsi. A opporsi, alla fine ha cercato di rimediare forse a un suo errore che era lontano dalla marcatura. E poi Di Canio nettamente in fuori gioco lì davanti alla porta. Adesso uscirà per far posto proprio a Pandev. Pallone toccato intanto da Kufur. Da Kur, Taddei, De Rossi, corridoio per Montella anticipato da Manfredini, sta per entrare, non dà, pallone poi crossato da Panucci in area di rigore, esce ancora Liverani, arriva Kivu, mette giù, poi allunga il tackle, conquista ancora una palla Rocchi, che ha giocato un grande secondo tempo, Cuffur in profondità, Manzini in qualche modo per Totti, che va giù, calcio di punizione, fallo di Liverani. Martina Maestri da bordo campo, Martina. Ed è arrivato anche il momento di Nondà che entrerà al posto di Montella. Nemmeno per Nondà nessuna indicazione particolare da parte di Spalletti, solo un forte abbraccio, che forse in questi casi vale più di mille parole. A te. Ecco il cambio dunque, Chamani Nondà in campo, capocannoniere in tre campionati diversi, quello svizzero, quello francese e quello del Tanzania. Le sue prime esperienze da professionista fuggito dal Burundi. Totti ancora a terra, fuori Di Cani. Prende i fischi della Sud e chiama l'applauso della Nord che arriva puntuale. E poi carica Pandev. ...33 minuti sul cronometro... ...Totti ai crampi mi sembra... ...sì sì, ha chiesto l'aiuto mi sembra di Liverani prima... ...o lo stesso Dabo dove... ...gli ha commesso il fallo... ...per avere i crampi... ...Martina Maestri da bordo campo... ...anche Alvarez si scalda... ...Martina... ...sì, tra l'altro dalla panchina non si erano accorti... ...dei problemi di Totti... ...che adesso proprio in questo momento sta dicendo... ...forse ce la faccio... ...aspettate solo un attimo... ...tant'è che è stato Montella a dire... ...aspettate a cambiarmi... ...perché se Totti non ce la fa... forse è meglio che esca lui e io stia in campo, quindi per il momento si aspetta a fare il cambio. C'è Chivu sul pallone, anche perché Totti se è crampi non può cercare la conclusione violenta subito. In 16 secondi il fin di questo derby e adesso il calcio di punizione per Chivu. Vares intanto si rimette la tuta e mi pare ed è rimasto in campo anche Montella, quindi ha rinviato la sostituzione la Roma. Pronto a battere Chivu, barriera e poi ballotta, nessuno è riuscito a toccare il pallone che si faceva pericoloso nell'area piccola. È passato in mezzo alla barriera il pallone pericolosamente. La barriera deve, ripeto sempre, chi deve andare in barriera deve avere coraggio, sennò è meglio che non ci vada, quindi deve stare unita, stretta e avere coraggio a respingere il pallone. Berani tiene il pallone in campo ma solo per un attimo, ci sarà rimessa laterale per la Roma. 35 minuti sul cronometro, 1-1 tra Roma e Lazio. Cuffré, De Rossi, Cuffré, fallo su Totti, calcio di punizione, Siviglia alle spalle su di lui, lo guarda brutto Totti. Pronto a battere calcio di punizione De Rossi, qui l'arrivo duro di Siviglia su Totti che lo guarda male. Ah, brutto gesto ma anche gratuito di Siviglia. Palla di Cuffré all'interno dell'area di rigore, cercato Montella, Totti si coordina come voleva fare qualche minuto fa, non trova la porta. Siviglia ha dovuto recuperare la coordinazione in breve tempo. Qui il difensore ha rinviato male, perché non si rinvia mai centro area ma si butta magari all'esterno. Totti è stato bravo però non ha trovato la porta. Beh, c'è stato uno scambio
gli ha detto una cosetta a Totti e un'altra cosetta a Siviglia. Mancini fermato. Insomma, avete capito che giocavano sull'altro di virilità, insomma. Rimessa laterale ancora per la Roma. Giocavano poco, per la verità si insultavano. Kufur, Kivu. Pallone per Kufre. Dentro per Taddei. Arriva la chiusura su Taddei. Rimessa laterale per la Roma. Se ne sono andati 36 minuti nel corso di questo secondo tempo. Sempre 1-1. I gol di Totti nel primo, di Rocchi nel secondo. Brutta la rimessa laterale di Kufre, che favorisce l'intervento di Dabo. Poi il servizio ancora per Kufre, fermato Rocchi. Cerca Pandev. Primo controllo di Pandev. Dabo sul pallone. Protesta Rossi sulla panchina della Lazio. Paparesta di facendo che non era fallo. Kufre, stavolta centrale. Prova l'apertura su Taddei. Arriva l'anticipo di Oddo. Gamba tesa, calcio di punizione. Gioco pericoloso di Oddo. Facenno Paparesta. Però ha letto bene la situazione, perché su questo cambio di gioco è arrivato con il tempo giusto, forse con la gamba tesa, sì, ci sta, giusto. Tesa e alto, giusto, sì. Giusto. E adesso arriva il cambio. È il momento di Nonda. Adesso vediamo se Totti ce la fa oppure se esce lui, esce Montella. Confermato quindi il cambio, Totti stringe i denti in questo finale. 37 minuti e qualche secondo. Totti aveva chiesto, per la verità, ancora di aspettare. Infatti Montella ha chiesto qualcosa a Totti prima di uscire, tipo ce la fai. Esatto. Dentro dunque Nonda e calcio di punizione affidato a Kivu. Batte Kivu, cerca e trova il colpo di testa di Panucci, Ballotta è ben piazzato. Ha potuto saltare in tutta libertà Panucci, però non è riuscito a incrociare questa palla, ha buttata proprio in bocca al portiere. Dalla parte opposta Pandev riesce a vincere l'uno contro uno fisico con Kivu, la rimessa laterale sarà per la Lazio, Panucci da solo, perché era andato giù il suo marcatore, Ballotta riesce a fermare in due tempi il pallone e si dispera Panucci. Cribari era andato giù davanti a lui. Però non era facile, perché ha dovuto andare, la palla era leggermente dietro, ha dovuto fare una torsione per andarla a prendere, quindi non ha potuto indirizzarla. Rimessa laterale per la Lazio con Oddo. Taddei riesce a fermare, Kufre rinvia per Totti. Ha girato stavolta non bene Siviglia, Liverani ancora a mettere ordine. Zauri. Non dà, prova a dar fastidio a Ballotta, che rinvia. Kufre su Berami, commette fallo, Kufre che va con il gomito sull'avversario, calcio di punizione ancora per la Lazio. Sembrano anche un po' stanche le squadre. Cioè, semplicemente nel secondo tempo, quando si sono un po' allungate, hanno corso parecchio. Tutto qui vediamo Kufre che commette fallo. Sì, ha chiesto al quarto uomo se fosse effettivamente fallo Paparesta, per avere conferma del suo fischio. Totti riesce ad andare via su Dabo, poi non su Liverani, prova a girare Liverani, il pallone per Manfredini, ancora Liverani dentro, ancora per Manfredini all'esterno, Dabo interno, poi Pandev fa girare, buona la trama della Lazio, Oddo arriva al traversone, molto su Toni che recupera posizione, fa suo il pallone. Questa azione è stata fatta molto bene, tutti i tocchi di prima tenendo la palla bassa, favorendo l'inserimento sull'esterno destro di Oddo, cross leggermente troppo sul secondo palo vicino al portiere. Dacur, Panucci, Mancini, Dacur, Panucci, De Rossi centrale, cerca Totti, De Rossi, pallone girato per Kufre, De Rossi ancora. Cerca Taddei. Taddei prova ad allargare per Mancini, fa la torre per Nonda. Allontanato Cribari. Insegue il pallone Cristian Sisostri, Manfredini. Arriva prima Panucci, fallo di Manfredini, calcio di punizione per la Roma. 41 minuti di gioco e lo stadio è stranamente silenzioso. Sono lì tutti in tensione.
vedere, perché tutte e due le squadre stanno cercando di vincere la partita, sicuramente provano fino alla fine, abbiamo visto anche testimoniate nelle ultime due azioni dove sono venuti avanti i due difensori esterni destri, da una parte prima Oddo e adesso Panucci. Grande mucchio in area di rigore, tutti i saltatori della Roma, in particolare Panucci, Cuffur, Nondà, Totti, De Rossi. Sei giocatori dentro l'area di rigore con Taddei fuori, pronto alla respinta. Palla tagliata, Mancini, c'è fallo sulla traversa di Mancini, fallo in attacco di De Rossi, calcio di punizione per la Lazio. Deve essere quasi un'autorete questa, vediamo un po'. La girata Mancini, no, bravo, la girata Oddo, c'era fallo però spalla di De Rossi. Eccola la trattenuta, no, di De Rossi, hai visto? Sì, sì, l'ho visto. Avevo la quello sensazione che avesse colpito un giocatore della Lazio. Comunque il fallo era, il fischio era arrivato prima tra l'altro del colpo di testa. Cuffré ha allontanato per Taddei, arriva Oddo, mette in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà per la Roma. 42 minuti in corso nel secondo tempo, 1-1 tra Roma e Lazio. Non è contento Rossi, lo stavo guardando, voleva sicuramente maggiore pressione sulla palla che è giunta Taddei. Indecisione Taddei, clamorosa indecisione qui del centrocampo della Lazio che praticamente ha liberato al tiro Taddei su rimessa laterale. La rimessa laterale, ha fatto il movimento a entrare dentro il campo e si è trovato una voragine e poi qui si è fatto ingolosire da tirare da quella distanza. Perché Nondà andava dritto, forse col pallone in verticale Nondà andava servito. Sì. Ballotta, anche perché era molto lontano Taddei, comunque il destro, cioè il tiro ce l'ha. All'indietro il suggerimento non preciso per Doni, che non vuole correre rischi e mette direttamente in fallo laterale. Intanto siamo al 43esimo, sempre 1-1. Eccolo Delio Rossi. Manfredini all'indietro. De Rossi controlla, poi Dacur. Pallone per Totti, ancora per Dacur. Apre per Taddei, di prima buono il suggerimento per Nondà, prova ad andare via, Nondà si gira, chiama ancora l'aiuto di Dacur, accompagna Dacur, c'è Totti lì vicino, Dacur lo serve, Totti attende, poi corto, voleva servire Mancini che era andato però dietro le spalle dei difensori che commettono poi un'ingenuità, c'è fallo su Berami di Dacur, calcio di punizione per la Lazio. Berami sempre attento, in questo secondo tempo ha fatto una buona partita, grande quantità. Qui è andato a coprire, ha fatto il quinto uomo di difesa, ha recuperato palla, poi al posto di buttarla via si è intestardito in un dribbling e poi ha subito fallo. 44 minuti in corso, 1-1 nel derby di Roma. È pronto il rinvio Ballotta. Di Canio si disseta in panchina. Tommasi si sta scaldando da una vita, praticamente da un'ora. Il tocco di Mancini, Dacur, Totti, in mezzo a due, Totti riesce a servire ancora Dacur che non si era accorto del ritorno di Rocchi, Totti però per Mancini, prova a liberarsi, Mancini cerca il destro ribattuto dal muro della difesa della Lazio che poi riesce a rinviare per Manfredini, tiene il pallone in campo Manfredini, atteso da Dacur, vuole ricominciare, Liverani, Pandev, centrale il suggerimento. Liverani all'indietro, Siviglia, Berani, Siviglia, all'indietro per Ballotta, ultimo giro di orologio in corsa. Cerca la profondità, trova Cuffré, anche lui batte profondo, dalla parte opposta c'è Siviglia, Oddo. Da Bo tocca male, la rimessa laterale sarà per la Roma, saranno 4 minuti di recupero. De Rossi lascia Cuffré, Totti, Cuffré non vuole rischiare, era circondato da avversari, Siviglia batte e poi chiama fuori la difesa. Dacur ricomincia da capo, Cuffur, Panucci cerca la profondità per Mancini, chiuso Gribari, però un po' impensierito da Nondà, mette il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per la Roma, c'è Nondà, Dacur, Mancini prova a far passare per Dacur, non ce la fa, possibilità di contropiede per la Lazio, sbaglia Liverani, Panucci, De Rossi prova a finire davanti la Roma, De Rossi trova Totti che appoggia per Taddei, dentro per Nondà in area di rigore e c'è sul fondo il sinistro di Nondà,
forse la migliore occasione per la Roma nel secondo tempo, al 46esimo, sui piedi di Chamanin Ondah. E ha fatto tutto molto bene la Roma, tutti i tocchi di prima, e poi Ondah si era liberato molto bene, ma la facilità di tocco alla fine di Taddei è molto bella per Ondah, che non è riuscito a tenere bassa la palla. Eccolo qui Ondah con il sinistro, non riesce a inquadrare la porta, era una grande opportunità per la Roma. Sì, perché la Lazio stava uscendo, ha perso palla e subito c'è stata la possibilità per la Roma di mettere questa palla dentro per Ondah. Colpo di testa di Manfredini, poi di Rocchi attaccato da Kufur che commette fallo. Calcio di punizione per la Lazio. Secondo minuto di recupero in corsa, faccia a faccia tra Kufur e Rocchi. Gomitata di Kufur che va dritto sull'avversario. Il calcio di punizione dunque per la Lazio. Pallone, c'è anche Dabo che ha un buon destro e che conta i passi. Potrebbe essere proprio Ousmane Dabo a cercare la conclusione su tocco del compagno, cioè di Otto. Non granché questa punizione, poi Berami prova di tacco, possibilità di contropiede per la Roma. È già ripiazzata però la Lazio. Taddei all'indietro per Kufre. In profondità ancora per Ondah, c'è un'indecisione un po' della difesa, però è sicuro Ballotta che aspetta il pallone al limite della sua area. Si era già molto alto al limite, pronto ad intercettare questa palla. Era finito a terra Berami, nell'occasione precedente per la verità era stato Berami a cercare Kufre. E poi non ho visto cosa sia successo, vediamo un po'. Vedete che è Berami che va a cercare Kufre, lo tocca e poi non so se c'è stato un altro scontro tra i due. No, penso no, sullo slancio, no, nel cacciare la palla. Sì, l'ha preso. Sì, l'ha preso. Berami sta per entrare sul terreno, sta per uscire dal terreno di gioco, entra Mameli che è massaggiatore. Ci sarà un ulteriore recupero, dunque si andrà oltre il 49esimo. Ah, Kufre sullo slancio l'ha preso involontariamente sulla coscia con i tacchetti. Non era volontario sicuramente l'intervento di Kufre. Ha già detto al quarto uomo il direttore di gara che ci saranno 30 secondi in più per questa sosta. Si allontana Berami, eccolo il segno sul ginocchio. Qui intanto rivediamo le due reti che fino adesso hanno inchiodato il risultato sull'1-1, Totti, Rocchi. Quarto gol stagionale per Rocchi. Secondo per Totti. Sta per entrare Berami. L'arbitro intanto dice che bisogna ricominciare. E ha detto da adesso un minuto e mezzo. Quindi praticamente ha fermato il cronometro. Quindi si gioca fino al compimento del 50esimo minuto. Colpo di testa di Panucci, Dabo. Prova ad arrivare sul pallone Totti che riesce a servirlo a Ondah che prova a distendersi in contropiede. Prova ad andare Chamanin Ondah, fermato però dal ritorno su di lui di Dabo che commette fallo. Calcio di punizione, già battuto anche questo. C'è De Rossi che allarga per Taddei. Dentro ancora per De Rossi. Taddei andava centrale, De Rossi l'ha servito sulla corsa esterna. Taddei non riesce a mantenere il possesso del pallone, rimesso dal fondo per la Lazio. Non voleva Ondah e vai, ma Ondah è subito, che voleva venire incontro a De Rossi, invece ha cercato la profondità e ha letto molto bene la situazione oggi, che aveva capito tutto in anticipo. Peruzzi ha detto a Ballotta piano piano che è finita. Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano. È esattamente quello che hai colto tu, cioè la Lazio deve cercare di tenere il pallone, ovviamente vuole portarsi a casa questo punto, la Roma che spinge di più la consegna di tenerla il più possibile. L'uomo della partita della Roma e della Lazio, Becche. La Lazio mi è piaciuto su tutti i Liverani perché è stato continuo su tutti e due i tempi. Nel secondo tempo però Rocchi mi è piaciuto molto. Per la Roma devo dire Totti. Quindi Liverani e Totti? Sì. Mancini. È forse l'ultima opportunità perché il tempo è scaduto e l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Finisce 1-1 tra Roma e Lazio Super Sport. Tranquilla, si è detto videochiama.
Bentornati all'Olimpico. Delusi i giocatori della Roma, molto più soddisfatti invece, lo vedete, quelli della Lazio che hanno recuperato l'incontro. Il risultato giusto, Beppe? Risultato giusto, perché nel primo tempo sicuramente, anche se la partita era in equilibrio, si era espressa meglio la Roma, capace con grande facilità a ribaltare l'azione, e aveva trovato il gol. Nel secondo tempo la Lazio ci ha provato, ha trovato un bellissimo gol con Rocchi, poi la partita è sempre stata in equilibrio, anche se la Roma ha cercato di fare qualcosa in più. Scusami, una situazione divertente: Cuffuro ha scambiato la maglia con uno degli avversari, si stava per mettere la maglia della Lazio, si è avvicinato un giocatore della Roma e gli ha detto: ma sei matto? Perché non so come l'avrebbero presa. Esatto, non so come l'avrebbero presa i tifosi della Roma, che comunque stanno applaudendo la squadra. Bisogna dire una cosa: le due squadre hanno provato fino alla fine a giocarsi la partita e a vincerla. No, assolutamente sì, l'abbiamo visto anche nel secondo tempo, dove le squadre si sono allungate, c'è stato un po' più di spettacolo, alla fine hanno spinto sia a destra con Oddo, da una parte Panucci, fino alla fine per cercare il gol della vittoria. Infatti non ha avuto una grande occasione alla fine. Ecco Di Canio che va a esultare sotto la Lazio, sotto la curva della Lazio. Praticamente sta dicendo che da quando lui è a Roma ancora non ha perso un derby la Lazio, ne ha pareggiati due e ha vinto quello del suo esordio. Eccolo qui ancora Di Canio con la curva, Di Canio che tra l'altro è nella posizione un po' di mezzo tra la dirigenza, cioè Lotito e la squadra, e la parte della curva che invece insomma esalta Chinaglia e non invece il presidente Lotito. Eccolo qui Di Canio che sta tornando comunque felice negli spogliatoi, sembrava molto meno felice invece Totti, perché aveva avuto secondo me la sensazione che la partita si potesse vincere. Ma sai, quando vieni recuperato in un derby ti rimane un po' di rammarico. La Lazio ha recuperato la partita, è avanti in classifica e...